Benvenuti nel mondo dei prodotti Vaca Noison. Vi mostreremo come utilizzare correttamente i nostri prodotti. Ma prima la cosa più importante. Indossate sempre l'equipaggiamento di protezione personale obbligatorio per questa macchina. Serve per la vostra sicurezza. Il casco protegge dalla caduta di oggetti in cantiere. Scegliete un abbigliamento da lavoro adatto per l'intervento in programma. I dispositivi di protezione dell'udito proteggono le vostre orecchie e i timpani. Il separatore della batteria si trova sempre vicino al motore. Per preparare la macchina per l'uso, ruotatelo in posizione orizzontale. Impostate ora la vostra postazione di lavoro. Regolate gli specchietti in modo da avere sempre una buona visuale. Non utilizzate la macchina prima di avere correttamente indossato la cintura di sicurezza. Se necessario, attivate la funzione di arresto automatico. Per avviare il motore, premete il freno e ruotate la chiave di accensione. Rilasciare il freno di stazionamento prima di selezionare la direzione di marcia. Usare l'interruttore basculante sul joystick per selezionare la direzione di marcia o mettere in folle. È disponibile anche un'opzione per il cambio della velocità di marcia. Per l'uso del cassone, rilasciate lo sblocco sul joystick. Per sollevare il cassone alto o il cassone a scarico girevole alto, utilizzate la leva accanto al joystick. La rotazione del cassone avviene rispettivamente con il joystick. È possibile una rotazione fino a 180 gradi. Prima di proseguire la marcia, verificate che la leva di sicurezza sia innestata e che il cassone si trovi in una posizione fissa. Sui nostri dumper più piccoli, il comando del cassone avviene tramite la leva accanto al sedile dell'operatore. Una leva solleva e abbassa il cassone, l'altra lo ribalta. Prima di proseguire la marcia, bloccate le leve spostando il bloccaggio. Controllate sempre che la superficie sia sicura e stabile e non utilizzate il cassone in pendenza. Al termine del lavoro, posizionate la macchina su un terreno adatto. Attivate il freno di stazionamento e spegnete il motore. Per il trasporto, il giunto articolato deve essere bloccato. Le macchine dispongono di grandi occhielli di ancoraggio sul perimetro per il fissaggio delle cinghie di tensionamento per il trasporto. Inoltre, la barra di sicurezza e il tettuccio di protezione dalle intemperie devono essere ribaltati. Avvertenza di sicurezza. In caso di notevoli pendenze del terreno, non utilizzate il cassone e adeguate la velocità. Con il cassone a scarico girevole alto ribaltato o sollevato, a seconda della pendenza del terreno, il sistema di sicurezza può limitare la velocità. Verificate sempre che la superficie sia stabile e piana. Le condizioni critiche del terreno possono portare a condizioni operative pericolose. Di conseguenza, accertarsi sempre che la macchina funzioni in condizioni di sicurezza. Trovate indicazioni dettagliate nelle istruzioni per l'uso. Avete domande sulla messa in funzione o sul dispositivo? Parlatene con il vostro referente personale. Sarà lieto di aiutarvi. Per maggiori informazioni visitate il sito www.vacanoison.com.